Salve a tutti, in questa lezione vi insegnerò a dipingere delle rose alla prima, vale a dire con pochi e semplici passaggi con tre tecniche diverse. Se siete interessati ai miei video e agli shorts potete lasciare un bel like, un commento e magari iscrivervi anche al mio canale o sottoscrivere un abbonamento se volete appunto sostenermi. Intanto prendiamo appunto dell'acquaragia. Inizierò prima con la tecnica ad olio e quindi questa è la mia tavolozza sulla quale ho già messo alcuni colori, il bianco, un rosso, un carminio, ho messo un rosso vermiglione scuro e con questi colori andrò a dipingere una rosa con la tecnica che vi ho detto alla prima. Prendo un pennello o uso un supporto che è praticamente un foglio di carta per acquerello, perché poi farò anche l'acquerello. In realtà per la pittura a olio converrebbe usare proprio una tela con una preparazione specifica. In questo caso comunque io prendo il mio colore, parto dai colori medio scuri e vado a impostare alla prima, diciamo, una rosa. Poi subito prendo il bianco e vado a smuovere. Come sapete, il colore a olio è particolare perché è pastoso e riesce, ci permette di fare anche delle sfumature, di lavorare, si può lavorare anche con la spatola, si può lavorare con pochi e semplici passaggi. Prendo il rosso, in questo caso vado poi a combinarlo sfumandolo inizialmente con il bianco che ho appena applicato e vado a creare dei passaggi un pochino più sfumati. Logicamente sto facendo il lavoro tutto senza nessun ausiliario per la pittura, quindi non ho nessun medium che servirebbe per l'olio, che creerebbe una pittura appunto più fluida, e invece sto lavorando semplicemente con il colore a olio. Vedete, preso anche abbastanza denso. Considerate che io il pennello lo sciacquo pochissimo, solo quando devo cambiare di colore, completamente un altro colore. Per esempio, se ora vado a fare le foglie, è logico sciacquo il pennello che è sul rosa bianco rosato. Però finora, anzi, il pennello anche con una base, un residuo del colore precedente, mi serve perché mi crea meglio la sfumatura. A questo punto invece sciacquo proprio il pennello e poi vado a prendermi un verde. Il verde potete scegliere il colore che preferite. Io ho scelto un verde veronese che a me piace, è un colore anche abbastanza intenso che però posso decidere di schiarire o di scurire a seconda di quello che desidero. Generalmente io parto da un tono un pochino più scuro e vado poi ad aggiungere i chiari. Vedrete che è esattamente l'opposto della tecnica dell'acquerello, e quindi vi faccio vedere come partendo e mettendo più o meno lo stesso soggetto e le stesse pennellate, gli effetti e i colori diversi e la resa diversa proprio esteticamente anche di queste rose. Ritorno poi con un pennello sempre più fine. Lavoro aggiungendo proprio il bianco puro unito alle parti già avviate. Poi andrò sempre più a rifinire anche le foglie. A questo punto è logico, devo sciacquare sempre poi il pennello. In questo caso sto mettendo dei colori più chiari sulle foglie, proprio per creare un effetto anche di volume, e andrò a fare anche i boccioli della rosa. Io ora sto lavorando, come potete vedere, in pochissimo tempo. È logico, se uno non vuole lavorare alla prima, una rosa come questa può rifinirla molto meglio, dettagliando petalo per petalo, però non è la nostra intenzione. Il nostro
Intento in questo caso è quello di farvi vedere come in semplici passaggi si possa realizzare. In questo caso però ora andrò a fare con la tempera e quindi il diluente questa volta non è l'acquaragio o trementina ma è semplicemente dell'acqua. Il pennello io lo bagno ma poi non deve essere diluito con l'acqua, il pennello deve essere praticamente semi asciutto. Prendo anche qui, parto dai colori più scuri, solito soggetto, imposto più o meno la forma della rosa, mettendo i petali, mettendo magari dei boccioli di rosa e poi stesso discorso vado a prendere il bianco che sporco un pochino con il mio colore e vado direttamente sopra il colore che ho messo di modo che si combina e si schiarisce in dei punti. E poi vado sempre più a dettagliare. La tempera è molto più veloce come realizzazione rispetto all'olio, asciuga molto velocemente, però a differenza per esempio degli acrilici, la tempera, anche se è all'acqua, si può sempre rismuovere, si può sempre ritornare sopra, però è molto più difficile farlo perché non è come l'olio che asciuga lentamente e quindi abbiamo un tempo maggiore. Qui bisogna essere più decisi nel tratto, bisogna poi sapere che i colori a tempera, una volta asciugati, cambiano. Soprattutto cambiano in fase di verniciatura, perché mentre la pittura a olio rimane il colore e nelle tonalità che vediamo, solo un pochino più luminoso, se usiamo una vernice per esempio lucida, però i toni sono quelli, la pittura a tempera invece diventa molto più scura rispetto a come la vedete da asciutta. Qui vedete sto facendo gli stessi identici passaggi che ho fatto nell'altra rosa, sto aggiungendo delle parti più chiare, andrò ad aggiungere, vedete, sia alle foglie, sia poi ai bocci delle rose. E andrò a impostare, diciamo, sempre più velocemente però il soggetto. È una pittura questa decorativa che non pretende di essere dettagliatissima, visto che sono rose, come in questo caso, che faccio in 3 minuti, non di più. E quindi, ecco, vedete qui in questo caso vado ad aggiungere poi anche un po' le spine, anche i dettagli maggiori che ci sono anche nelle foglie. Qui vi potete poi divertire a dettagliare sempre più se avete tempo e voglia e potete lavorare anche in maniera più lenta rispetto a come sto lavorando io. Questi sono proprio gli ultimi ritocchi che faccio velocemente. Considerate che la pittura qui a tempera praticamente è già asciugata, in pochi minuti si asciuga. A questo punto poi vado a prendere gli acquerelli, quindi i miei acquerelli in godè, prendo una spugna, prendo i pennelli per acquerello, come sempre vi ho detto, gli acquerelli ognuno deve avere, ogni tecnica deve avere i suoi pennelli e quindi ho pennelli specifici per acquerello, non ho più lo Scottex come vi ho fatto vedere, ho la spugna, vado a bagnare la superficie appunto della carta, è 100% cotone, 300 grammi. E io bagno perché voglio un effetto morbido e delicato. A differenza delle tecniche precedenti, io parto da un colore chiaro e quindi se la mia rosa è un rosa chiaro, diluisco molto con l'acqua il colore proprio che venga leggerissimo, no? E poi andrò successivamente a mettere gli scuri perché con la pittura ad acquerello si lavora esattamente all'opposto come rispetto alle altre. Infatti, i bianchi vanno salvaguardati da subito. Anche qui, come vi ho detto, come ho fatto per l'olio e come ho fatto per la tempera, non ho usato nessun medium. Qui potevo usare un mascheramento fluido, per esempio, e salvaguardarmi i bianchi. In realtà sto facendo tutto, solo con l'ausilio del colore e di un pennello. E il diluente, come vi ho detto, che si tratti di acqua o che si tratti d'acquaragia, serve solo per sciacquare il pennello.
nella pittura a tempera, nella pittura a olio. Qui in questo caso l'acqua mi serve perché se voglio creare degli effetti, dei movimenti morbidi e di colore, devo lavorare a fresco. Posso però decidere con il mio pennello anche di rilavare la superficie. Praticamente con la spugna che vi dicevo io posso, vedete, asciugare il pennello che ho bagnato nell'acqua e poi, è un pennello logicamente che ho pulito, rimuovere alcune parti proprio perché se io voglio rendere un colore ancora più chiaro e poi posso intervenire sempre su vari passaggi. Finché faccio il lavoro a fresco, verrà tutto omogeneo e bello morbido come soggetto. Se invece io poi vado a lasciarlo asciugare, allora poi si formeranno degli effetti un po' più a macchia e a chiazza, una chiazza diciamo più di colore con un bordo ben definito invece che sfumato, dipende l'effetto che voglio ottenere. Io qui poi posso lavorare ancora a fresco sempre per caricamento, praticamente non faccio altro che prendere il mio colore e aggiungerlo piano piano, oppure in alcuni punti, vedete, passandolo nella spugna, poi vado a rimuoverlo. E mi creo piano piano le varie tonalità di colore sempre a fresco. E logicamente poi farò anche le foglie anche in questo caso. E quindi vado a reintervenire mettendo questa volta gli scuri con la tecnica inversa alle altre, come abbiamo visto. E qui ho un supporto che è favorevole all'acquerello perché è proprio carta d'acquerello, mentre per le altre due tecniche in realtà se le facevo su una tela o su un supporto diverso il colore scorreva molto meglio, ecco. A questo punto vado a mettere anche le foglie, vedete anche con la differenza, nonostante il soggetto sia lo stesso, nonostante io usi pennellate veloci in tutte e tre le tecniche, vedete come i risultati poi sono molto diversi, perché l'acquerello è una tecnica molto più delicata, anche se uso dei verdi scuri, poi risultano dei verdi molto più con toni abbassati, delicati, più leggeri, mentre la pittura olio è quella più pesante, anche quella più materica. Io l'ho fatta sinceramente solo con un pennello. Però potevo benissimo usare una spatola e farvi vedere una pittura materica, magari può essere un argomento, un soggetto di una prossima lezione e quindi vi mostrerò poi anche come si dipinge con una tecnica più a spessore, no? E vado poi a reintervenire sempre nuovamente con più passaggi e ricordatevi che non dovete far asciugare troppo il soggetto, perché se si asciuga troppo, poi riesco meno a ottenere un effetto sfumato e delicato, ma verrà un tratto poi sempre più marcato. Vado a fare anche qui i dettagli nelle foglie oppure appunto nei bocci, proprio per renderla sempre più veritiera. Se avete richieste particolari potete farle attraverso la chat, attraverso appunto un vostro commento. Se avete richieste appunto su un soggetto, vi piacerebbe vedere che io vi posso mostrare, cercherò di farlo. Se siete interessati a sostenere anche il mio canale, predisposto anche un abbonamento, mi aiuterete a continuare, magari a migliorare sempre più anche la qualità dei miei video o dei miei shorts. Ecco, vedete, io vado ora per caricamento, aggiungo sempre più e dettaglio ancora una volta il soggetto. Ora poi vi mostro, appena ho terminato anche la rosa d'acquerello, qui sto mettendo delle spine, vi mostrerò appunto proprio le differenze visive di queste tecniche
eseguite tutte in pochi minuti, una media di 4, massimo 5 minuti a rosa. E poi scegliete magari la tecnica che a voi è più congeniale, quella che vi sembra magari più facile in base al vostro modo di dipingere, al vostro temperamento, è che è più portato per le cose veloci, per le cose più immediate, chi è più portato invece per le cose più rifinite, che richiedono una maggiore attenzione, maggior dettaglio. È logico, allora la pittura a olio è quella che si presta bene a soddisfare queste esigenze, perché può essere lavorata in maniera molto delicata. E qui vedete un po' tutte le varie rose fatte in questi minuti e vi faccio vedere ora, magari accanto vi scrivo anche il nome. Questa era la pittura eseguita, pittura ad olio, era la tecnica ad olio, acquarage, insomma. Questa era la pittura fatta, vi ricordate, a acquerello, e poi quest'altra che ho fatto per seconda invece era la pittura eseguita con la tecnica a tempera. Grazie per avermi seguita e lasciate un pollice in su se vi è piaciuta la lezione.